Per prima cosa, tornando un po' sul discorso Facebook, Google, modelli di business, eccetera, io citerei un detto che mi piace molto, un detto tipico della marineria sorrentina, diciamo, che i conti si fanno in porto, cioè nel senso che oggi, diciamo, ci sono tante aziende su internet, eccetera, bisogna vedere nel medio-lungo periodo la sostenibilità di certi modelli di business. Quello che dicevi tu sul discorso di Facebook è effettivamente significativo, bisogna andare effettivamente a vedere qual è la sostenibilità. Ammetto, in questo io vengo da una formazione un po' classica, un po' europea, cioè nel senso io credo che oggi, cioè, fare imprenditoria significa fare valore, significa fare in modo che dei ragazzi trovino lavoro, possano produrre valore per i propri clienti, possano creare un qualche cosa che duri, diciamo, quanto più tempo è possibile. E questo secondo me fa parte di quell'etica di cui si parlava prima, cioè in un certo senso bisogna cercare un pochettino di scoprire qual è la responsabilità nei confronti del sistema in cui si trova. Fatto salvo questo, io devo dire la verità, sono fortemente, diciamo, ottimista, se no non farei il lavoro che faccio, quello dell'innovatore. Sono ottimista perché vedo per la prima volta in questo paese certi fermenti di maggiore attenzione sull'innovazione. Il fatto che una grande impresa come Telecom effettivamente abbia questo interesse per cercare di sentire dei ragazzi che stanno ancora facendo l'università oppure si sono laureati da poco, stanno facendo, cioè perda del tempo, perda delle risorse per sentire queste persone che cosa hanno da dire, secondo me è un significato molto importante. Sarebbe opportuno che tutti quanti cominciassimo a fare un po' questo discorso, cioè tutto il sistema imprenditoriale italiano. Io ho notato per esempio anche nel settore dell'ICT che tanti altri soggetti quando comprano tecnologia sono molto più propensi a comprare tecnologia dall'estero che piuttosto tecnologia dall'Italia, non so perché, è una specie di esterofilia che noi vediamo nel calcio come nell'ICT, e questo è un peccato perché secondo me andando a incentivare le imprese sul territorio, le piccole e medie imprese, andando a incentivare, diciamo, le competenze, andando a prendere queste competenze che escono dall'università, effettivamente ci sarebbe un mare di opportunità, di tesori che potremmo prendere. Un minimo di orgoglio, per esempio, l'ho visto prima quando c'è stato un signore che ha messo il 30° o 29° cartellino sulle presentazioni. Perché, diciamo, diceva Giovanni Iodici prima, che effettivamente con quel cartellino questo è il camp di Working Capital con più presentazioni. Allora significa che effettivamente c'è un tessuto, c'è un qualcosa, un territorio qui che risponde a certe sollecitazioni. Io spero che effettivamente tutta la ricchezza che viene dalle università, infatti devo dire in realtà occorre secondo me ringraziare tutti i colleghi delle altre università campane che hanno risposto incentivando moltissimo i loro studenti a partecipare a questo evento. Spero veramente che da questa iniziativa possa partire un momento che veda sempre più vicine il mondo della ricerca, la grande impresa, per cercare di offrire nuovi prodotti, nuovi servizi. Telecom ha cominciato, speriamo che non sia la sola, anzi speriamo che questo discorso vada avanti.